differenza per quanto riguarda appunto il soccer roll dell'edizione 2014, come si diceva, la terza edizione. Quindi presento, sono Mattia Amadori, presidente dell'associazione appunto. Questa associazione è nata come? Diciamo, siamo fieri di poter dire che questa associazione è nata non tanto, come si dice, la nostra associazione è nata per fare qualcosa, ma è scaturita come conseguenza di qualcosa che è già stato fatto. Noi siamo nient'altro che degli amici che si sono avvicinati per una passione comune, quella della musica, dell'organizzazione di eventi come il Solid and Roll. Si è deciso, si è detto: ragazzi, possiamo continuare questa esperienza. È arrivato il momento appunto di costituire, di creare proprio un organo associativo per poter continuare appunto, come dicevo, questa esperienza. Diciamo che per quanto ci riguarda, ovviamente vogliamo concorrere per quanto riguarda lo sviluppo del paese, cercando di far conoscere Sant'Antioco e i propri eventi, quelli organizzati da noi e non solo, perché il nostro obiettivo è quello di ampliare la gamma di eventi presenti nel paese. Siamo riusciti a promuovere nel nostro piccolo quello che è la realtà metal in Sardegna, invitando band come Natrium, Megaera e altre band locali, ecco, in tutta la Sardegna. L'anno scorso siamo riusciti a implementare una sessione quindi abbiamo fatto una 2 giorni, abbiamo appunto dato la possibilità alle band headliner di partecipare anche con una sessione clean, che altro non è che una lezione per i ragazzi musicisti, nella fattispecie bassisti e batteristi, che appunto hanno partecipato attivamente all'evento, hanno accolto le nozioni per quanto riguarda tecniche musicali, di registrazione, presa live, eccetera. Ci andava di presentarvi quello che è un video trailer che abbiamo fatto. Diciamo, mischiato le cose anche con le band che non appartengono alla sessione headliner, cioè 4 band sarde provenienti da qualunque parte della Sardegna, una anche in casa, che giocherà in casa, e 2 della parte del bill serale, prima pre-headliner, diciamo così, vengono dal resto d'Italia, specificatamente dalla Sicilia e da Pesaro. E ricordate, venite il 23 agosto. Grazie. Sant'Antioco può diventare appunto un evento, un punto di riferimento importante nella programmazione estiva, e speriamo che anche negli anni a venire ci sia sempre questo sforzo volontario da parte vostra per fornire non solo a Sant'Antioco, ma appunto il panorama regionale e nazionale, un evento che è un punto di riferimento importante. Grazie.